Mio Lord di Cambridge e mio caro Lord di Malsham, e voi, nobile cavaliere, ditemi ciò che pensate. Non credete che le forze sotto il nostro comando riusciranno ad aprirsi un varco nell'esercito Senza francese? dubbio, Sire, se ogni uomo farà del suo meglio. Di questo non dubito. Mai fu monarca più temuto e amato di Vostra Maestà. È vero. Questo ci riempie il cuore di gratitudine. Zio Exeter, mettete in libertà l'uomo che ieri ha inveito contro la nostra persona. Secondo noi fu solo lo stato di ubriachezza a istigarlo. Ma ora si è ravveduto e lo perdoniamo. Questa è clemenza, ma anche mancanza di cautela. Lasciatelo punire, Sire, onde il suo esempio, tollerato in questo caso, non ne generi altri. Vorremmo essere clementi. Potete esserlo anche facendolo punire. Sire, dimostrerete grande clemenza risparmiandogli la vita dopo averlo fatto punire. E così il possente amore che voi nutrite per me si traduce in condanna per quel povero diavolo. Se su piccole colpe veniali dovute all'ubriachezza non chiudiamo gli occhi, come dovremmo spalancarli quando delitti capitali masticati, inghiottiti e digeriti ci appariranno davanti? Rimettete in libertà quell'uomo, anche se Cambridge, Scroope e Grey, nella loro tenera ansia per l'incolumità della nostra persona, vorrebbero farlo punire. E ora i nostri affari di Francia. Chi sono i commissari Uno nominati? sono io, Sire. Mi invitaste a chiedere oggi il E anche mandato. a me, mio signore. E anche a me, Sire. Allora, Riccardo di Cambridge, questo è vostro. Questo è il vostro, Lord Scroope di Malsham, e questo, Lord Grey, cavaliere di Northumberland, è il vostro. Leggetevi e sappiate che io so quanto valete. Mio Lord di Westmoreland, zio Exeter, ci imbarcheremo stasera. È bene che vi succeda. Che cosa leggete mai in quei fogli che vi fa tanto impallidire? Io confesso la mia colpa e mi rimetto alla vostra clemenza. E così facciamo noi. La clemenza che poco fa era ancora viva in noi è stata soffocata dai vostri consigli. Voi non dovete, per pudore non dovete, parlare di clemenza. Le vostre ragioni vi si rivolgono contro come cani che azzannano i loro padroni. Guardate, miei principi e miei nobili pari, questi tre inglesi mostruosi. Cosa dovrò dire a te, Lord Scroope? Tu, crudele, tu, ingrato, tu, selvaggia, inumana creatura. Che tenevi la chiave di tutti i miei consigli, che conosci l'anima mia fino in fondo, che avresti potuto coniarmi monete d'oro se avessi voluto sfruttarmi nel tuo interesse. È mai possibile che il soldo straniero abbia estratto da te una sola particella di male per ferirmi anche soltanto un dito? È così strano che, sebbene la verità risulti chiara come il bianco sul nero, i miei occhi stentano a crederci. Tu sembravi così leale, così virtuoso, che la tua caduta ha lasciato una macchia che indurrà tutti a sospettare anche degli uomini più onesti.